eccoci qua di nuovo insieme. I'm begging, begging. Una serata spettacolare con 11 protagonisti eccezionali. Tutte solo sei stata terrificante. Una giuria spietata. C'ho ancora i brividi. Un successo garantito. Chapeau, chapeau. Ti innamorerai. Carlo Conti conduce. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa mia nuova puntata di Ale Quale Show, la mia grande rubrica televisiva del nostro canale YouTube del Signori Buonasera, che porta a scoperta dell'intero mondo della televisione a 360 gradi. In questa puntata ragazzi parliamo, una puntata speciale, parliamo del programma che dà il nome alla mia rubrica, dà il nome a me stesso, dà le quale, dà il nome a tutto, insomma la puntata che tutti voi state aspettando, ovvero quella del riepilogo della 12ª edizione di Tale Quale Show. Quindi sì ragazzi, è tornato anche quest'anno l'unico show più inimitabile di Rai 1, lo show record di ascolti che in questa 12ª edizione ha battuto ogni record davvero di ascolti. La finale di questo venerdì scorso ha fatto il 28% di share, una media di oltre 4 milioni e mezzo di telespettatori, lo show più seguito, più amato, più commentato, più tutto della televisione italiana. È tornato con un cast pazzesco, una 12ª edizione che ha battuto ogni aspettativa, con esibizioni una più forte dell'altra, un concorrente uno più bravo dell'altro, e davvero tante emozioni, tante belle risate, tanta musica e tanto divertimento, che sono gli ingredienti di Tale Quale Show, gli ingredienti dello show del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti, che ha visto questo cast che andiamo a conoscere insieme. Ragazzi, a me le gambe vanno bene, fatemi vedere tutti belli così, sorridenti. È un programma che io ho sempre visto, ho sempre seguito, e credo che sia uno dei più belli, insomma, di quelli che mostrano veramente il talento di chi vi partecipa. Mi sto preparando soprattutto sotto la doccia canto, perché è il posto della casa dove non disturbo nessuno, apro l'acqua e riesco a provare. Finché io non tocco il palco io non ci credo ancora, quindi che ti devo dire, è un'emozione enorme, spero di poter dare il massimo, di far vedere chi è Samira. Dobbiamo rimettere in riga un ripetente, il dottor Francesco Paolo Antoni avrà bisogno delle mie ripetizioni, faremo delle cose incredibili. Ho pensato, che mi invento, sai, finché non avviene la cosa, cioè, tanto non succederà mai, invece è successo, improvvisamente adesso mi trovo catapultato in questa meravigliosa famiglia. Quando ho saputo la notizia ero super carica, tantissima adrenalina, adesso bisogna iniziare a impegnarsi e cercare di dare il massimo. Una sfida pazzesca, sono molto emozionata. Ci dobbiamo tutti divertire, è una parola, però ci divertiremo, ma soprattutto si deve divertire il pubblico che ci guarda. Siamo tutti quanti impanicati, e l'unica cosa che c'è da fare è studiare e affidarsi ai grandi coach di Tale Quale. Sono felice perché torno a fare l'artista, torno a fare show con numero uno dello spettacolo, che è Carlo Conti, con una giuria di numeri uno. Ho avuto due sensazioni, la prima grandissima emozione ed euforia, la seconda tanta strizza, perché adesso i tempi stringono e quindi inizio a sentire un po' di tensione. È un po' una dote la mia nascosta, sono una cantante sotto la doccia, non sono una cantante di professione, però è una forma di arte che amo tantissimo, quindi molta gioia quando ho avuto la notizia. Ho preso il telefono, ho chiamato mamma, ce l'ho fatta, non ci potevo credere, perché per me questo è proprio un grandissimo sogno che si realizza, essendo il mio programma preferito in assoluto. Siamo più allegri, eccoli, bravi, così. Dai, una cosa fantastica, siete belli.
Sì, questi sono stati gli 11 protagonisti di questa 12ª edizione di Tale Quale Show. Un protagonista più forte dell'altro. Io personalmente non vedevo l'ora di vederla Alessandra Mussolini sul palco, che si è dimostrata essere una bravissima artista talentuosa e anche una bravissima cantante. Abbiamo visto Antonino, Gilles Rocca, la Rosalinda Cannavò, la Valentina Persia, il duo comico Cirillo e Paolo Antoni, che dopo ne parleremo meglio di cosa hanno combinato in questa 12ª edizione, Andrea Dianetti. Insomma, un cast davvero molto ben amalgamato, molto variegato, che ha saputo intrattenere il pubblico con le loro imitazioni e le loro esibizioni, una più forte dell'altra, perché sono stati anche un cast molto eterogeneo che ha saputo acchiappare ogni target di pubblico, e quindi il successo dovuto di questa edizione numero 12. Che andiamo a chiedere anche proprio a Carlo Conti: qual è stato l'ingrediente più grande di questo grandioso successo? Beh, grazie ai protagonisti, che sono sempre forti, ogni anno cambiano, e poi qualche ritocco ogni tanto in giuria. Vedi l'esempio lo scorso anno dell'arrivo di Cristiano Malgioglio, che abbiamo riconfermato ovviamente quest'anno, che ha portato colore, ha portato il suo colore, la sua leggerezza, e la conferma di un mostro sacro come Loretta Goggi, che è con me dalla prima edizione, e Giorgio Panariello, e poi soprattutto i 12 protagonisti che si alternano e che sono uno più forte dell'altro. Sempre più difficile, perché insomma bisogna avere una partenza di buona voce per poter fare Tale e Quale, e la voglia di divertirsi tanto. Ce la metteremo tutta per far passare il venerdì sera in leggerezza e spensieratezza le famiglie italiane. E quindi sì, squadra che vince non si cambia. Un conduttore sempre Carlo Conti, 12 protagonisti uno più forte dell'altro, e la stessa identica giuria Tale quale all'anno scorso, ovvero Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, ogni volta più forte, ogni volta ammazzato sempre più i concorrenti, ogni volta vestito con un outfit più forte dell'altro. E che dire, un quarto giudice anche a rotazione, un imputato da puntata, che ha saputo quindi anche donare quel momento di leggerezza al programma, come Baldo Pantani nei panni davvero di tutti i più grandi comici. Ne abbiamo avuto davvero un giudice fantastico ogni puntata. E quindi ragazzi, non ci resta che andare a scoprire insieme tutto il meglio delle esibizioni di questa 12ª edizione di Tale Quale Show. Creatura, sei sola al mondo.
My diamonds are the girl's best friend. Se stiamo insieme ci sarà un perché, e vorrei riscoprirlo stasera. E questo, ragazzi, è stato tutto il meglio di questa 12ª edizione. Le esibizioni con i migliori che hanno segnato il programma, quelle più belle a livello sia di imitazione che di trucco che di interpretazione. Quindi abbiamo visto tantissimi artisti variegati, Irama, Cocciante, abbiamo visto Madonna, abbiamo visto di tutto e di più, insomma. Quindi i nostri concorrenti si sono saputi davvero calare benissimo nei panni dei protagonisti, con un risultato davvero eccezionale, oltre le più grandi aspettative. Quindi, ragazzi, un successo assicurato, con tale quale che credo non morirà mai finché ci sarà Rai 1, finché ci sarà Carlo Conti, insomma, davvero non avrà mai fine. Ma la nota più bella, come dire, i partecipanti migliori che hanno dato leggerezza, comicità, divertimento, risate in questa 12ª edizione sono stati loro, Cirillo e Paolo Antoni, che hanno fatto, come dire, ogni puntata dopo puntata delle esibizioni impressionando delle grandi coppie della musica italiana, da Letta Lamborghini a, come dire, alle sorelle Goggi, a Minghi e Mieta e Minghietta, ecco. E quindi voglio farvi rivedere e ridere insieme a me con tutte le più grandi imitazioni di questa 12ª edizione della coppia Cirillo e Paolo Antoni. Il cielo non ci trova, facciamo tardi questa sera, magari ti chiamerò, trottolino amoroso, e tu tu da da da, andarò domani alla mia vita e sarò qualcuno e vi sorprenderò. Davvero piena di risate, grande divertimento. Queste credo che siano delle imitazioni che resteranno nella storia del programma, di questa grande avventura, di questa grande macchina da guerra che è Tale Quale Show. Leggerezza, divertimento che sono anche trapelati dalle meravigliose, come dire, dai meravigliosi siparietti di Cristiana Malgioglio con tutti i concorrenti, che voglio sempre andare a vedere insieme. Non cercare, ti prego, Elettra! Basta, basta, può bastare così. Lamborghini. Ho capito, no? Invidia, no. Perché io sono troppo bella. No. Oddio. No. Che succede? No. Io ho 200 la minima e 400 la massima. Ma vai tanto, c'è un'autoambulanza, per favore. Io sono veramente turbato perché Mietti e Minchi non l'ho mai... Allora, Minchi, no? Quindi sì, ragazzi, questo è stato tutto il meglio di questa 12ª edizione di Tale Quale Show, una delle più seguite e apprezzate dal pubblico, che adesso si avvia al torneo finale in questo venerdì con i migliori 6 di questa edizione, con i migliori 6 della scorsa edizione. Quindi torneranno i gemelli Guidonia, tornerà Deborah Johnson, tornerà Fantina, la Francesca Lotte e così via, la Stefania Orlando, che si faranno con i migliori 6 di questa edizione, perché, ragazzi, andremo a scoprire adesso insieme chi ha vinto questa edizione. Credo che lo sapete già, però andiamo a scoprire l'emozione di questa grande finale che io, ragazzi, ho potuto assistere in diretta. E sì, sono tornato anch'io fra il pubblico di Tale Quale Show dopo la mia esperienza l'anno scorso come concorrente di Tale Quale, per chi non se lo ricorda, e se non se lo ricorda molto male. E quindi sì, ragazzi, sono potuto tornare con quel biglietto, insomma, in studio, e ho assistito a questa grandiosa finale in diretta con una delle emozioni più grandi e più forti della mia vita. Questa edizione con 414 punti, Antonino! È una grande soddisfazione perché ci siamo corteggiati per tanti anni. E quest'anno è arrivato il momento bellissimo, Tale Quale è stato un percorso luminoso. Carlo mi ha accolto dalla sua famiglia, io sono strafelice. Consiglio a tutti i miei colleghi di fare Tale Quale, perché vi farà sfiorare qualcosa che voi ancora non conoscete. Viva Tale Quale, è stato bellissimo. Sì! Se stiamo insieme ci sarà un perché, e vorrei riscoprirlo stasera. E quindi
sì, come dire, assistere alla finale di Italia Cuore Show è qualcosa di davvero eccezionale, qualcosa di stupendo, uno spettacolo bellissimo. E ringrazio tutti, Carlo Conti, la coach da Daloi, insomma Manuela Aureli, Antonio Mezzancella, per avermi concesso di fare la foto con loro. Insomma, mi hanno riconosciuto dall'esperienza dell'anno scorso, quindi a tutti loro va il mio grandissimo amore e affetto. E un vincitore assoluto, Antonino, di questa 12ª edizione, davvero talentuosissimo, bravissimo, che adesso dovrà vedersela con i gemelli di Guidonia la puntata prossima. Vedremo se vincerà anche il torneo oppure se i gemelli torneranno e, vuol dire, sbancheranno tutto, insomma, e torneranno a riacquistarsi il titolo di campioni assoluti di tale quale. Ce lo scopriremo, ragazzi, soltanto questo venerdì sera in diretta su Rai 1 per questo grande torneo finale tale quale show. Tale quale show però non finisce, perché avremo anche la puntata di Natale l'11 dicembre e anche poi dopo le 5 puntate di Tali e Quali a gennaio su Rai 1. Io, ragazzi, vi ringrazio di aver visto questa mia puntata, vi lascio con il tutto il meglio del dietro le quinte di Tale quale show, così potete vedere che aria bellissima si respira dietro questo meraviglioso show. E vi invito sempre a seguirmi, a iscrivervi al nostro canale YouTube e non perdi tutte le mie puntate di Tale quale show. Un bacione e a presto. Tale quale show, un formaggio forte dal vostro Renato. Nel cuore, sempre. Rock and roll, sempre. Speriamo che pensino anche loro. Ciao Kevin. Quale show, è un onore essere qua così sera. Thank you so much for me. Easy vision. Thank you, Tali Quale, Cavacon. I love you, man. Bella, madame. Quando ti presenti, mi piace perché sei nuova. Per me, sì. Farite. Bravissimo nel fatto così. Immagino il blast, vivo tutta la combricola. Senza imitarlo, grazie Franco, per la romanità, per la tua poesia, per tutto.